Camera e Senato stanno già lavorando in questa direzione, quindi cercheremo di dare impulso politico, soprattutto nella disciplina transitoria. Che cosa significa questo? Se lei avesse 210 senatori eletti, tutte le commissioni, il lavoro degli uffici sarebbero molto più significativi che non in presenza di un Senato che naturalmente continua, non è che nessuno di noi licenzia i funzionari del Senato, ma si va verso un riduzione e cura dimagrante anche degli uffici. Quindi quando si calcola il risparmio economico, correttezza vuole che si dica che la presenza di un'unica Camera anziché di due ha una riduzione anche di questi costi. Dopodiché per noi la questione non è soltanto economica, noi vogliamo semplificare. Se io devo avere 420 e 210 e fargli fare il ping pong come fanno oggi, mantenendo il bicameralismo perfetto, è un errore clamoroso.